Bambini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo insieme un playset del pompiere Sam con all'interno tantissimi veicoli, i più usati nella serie. Troppo divertente! Caspiterina, Peppa, hai visto? Ci sono tutti i veicoli: Jupiter, Venus, Mercury e anche l'elicottero. Come si chiama l'elicottero? Tu te lo ricordi? Ma certo che me lo ricordo! Si chiama elicottero. Ah no, aspetta, si chiama Eli qualcosa, dai su forza, non mi ricordo. No, aveva un altro nome, non si chiama solo elicottero. Non mi viene in mente niente, io l'ho sempre chiamato elicottero, uffa. Ah, Peppa, ti sbagli, si chiama Wallaby One. Sì, è proprio lui, non si chiama solo elicottero, perché i veicoli di Sam hanno tutti dei nomi diversi e sono davvero bellissimi. Questo gioco è adatto a bambini da 3 anni in su, quindi andiamo subito a guardarli più da vicino. Tiriamo fuori il playset dalla confezione. E vabbè, scusa, non posso mica ricordarmi tutto, uffa. Ecco qui, tiriamo fuori il playset dalla confezione. E voilà, la base del nostro playset è tutta in cartoncino e abbiamo anche disegnata caserma dei pompieri di Sam. Ed è appunto in cartone e possiamo utilizzarla per giocare o per riporre i nostri giochi. Ma adesso guardiamo più da vicino i veicoli e il personaggio. Il personaggio ovviamente è Sam. Devo dire però che è davvero piccolissimo e proprio perché è piccolo ci sono davvero pochi dettagli. Sulla maglietta ha il suo distintivo e la cintura, che però non sono stati dipinti. E guardate, non sono stati dipinti nemmeno i capelli. Devo dire che questo personaggio non mi piace tanto. Avrebbero potuto farlo un pochino più grande e riempirlo di dettagli. Sarebbe stato più carino. Ma quello che ci interessa in questo playset sono i veicoli. Quindi il personaggio è secondario. Vediamo un po' se i veicoli sono all'altezza di questo playset. Il primo veicolo è Wallaby One, l'elicottero. La prima cosa che noto è che questi veicoli sono in metallo, quindi non sono in plastica e possono magari rompersi. Questo è proprio fatto bene. L'elica possiamo anche piegarla per riporre il nostro veicolo in modo tale che non si rompa. Entrambe le eliche girano davvero, sia questa grande in cima sia questa piccolina sulla coda del nostro aereo. Adesso apriamo per bene questa elica, vediamo. Che bello, gira davvero! Il nostro veicolo è appunto tutto quanto in metallo, quindi sembra davvero molto molto resistente. Devo dire che è fatto davvero molto bene, anche perché qui si intravede la cabina di pilotaggio con tutti i comandi all'interno. Ed è davvero bellissimo, perché in realtà l'elicottero non è poi così grande, ma i dettagli all'interno sono fatti davvero molto bene. Tutti i bulloni e le viti sono in rilievo e sotto le piccole ruote che servono per l'atterraggio girano davvero. Il nostro elicottero è tutto giallo con le eliche blu e devo dire che assomiglia tantissimo al veicolo della serie. Qui ha anche il piccolo stemma. Questo elicottero mi piace davvero tanto. Adesso andiamo avanti con i prossimi veicoli. Già, devo dire che questo veicolo è davvero fatto benissimo, hai visto? Wow! Mentre il personaggio, hai ragione, non mi piace molto, è piccolissimo e quindi non è dipinto bene. Peccato per il personaggio, povero Sam. Però i veicoli sembrano fatti davvero molto bene. Adesso dobbiamo andare a vedere questi qua giù. Su forza, vediamo un po' come sono. Ed eccolo qui, l'avete riconosciuto, bambini. Qui abbiamo Jupiter, il camion che usa Sam per i suoi salvataggi. Anche questo è completamente in metallo e le ruote girano davvero. Ci sono persino degli sticker sui cerchioni delle ruote. Devo dire che sembra fatto davvero molto bene e sicuramente è dipinto molto bene. È ricco di dettagli, ci sono dettagli dappertutto. Guardate qui sul davanti, ci sono le luci, i tergicristalli, il vetro ovviamente è trasparente e all'interno abbiamo il volante e tutti i vari comandi. Qui ci sono gli specchietti e qui sopra le luci lampeggianti. Devo dire che questo camioncino mi sembra fatto benissimo. Addirittura ci sono i dettagli sotto al camion. Guardate quanti dettagli anche sul retro.
Mamma mia, è bellissimo! E le ruote girano davvero, così possiamo utilizzarlo per giocare. Questo camioncino mi piace tantissimo. Poi abbiamo Mercury! Eccolo qui, il quad Mercury. Anche questo è in metallo, quindi super resistente. Le ruote girano davvero. E anche qui troviamo lo sticker sui cerchioni. Anche questo è davvero ricco di dettagli. Guardate qui lo stemma. Il davanti è fatto davvero molto bene. E guardate un po' qui. Wow, il freno. Ci sono davvero tutti i dettagli. Sembra fatto davvero molto bene. E assomiglia tantissimo al quad della serie. Anche questo super resistente. Con le ruote che girano davvero possiamo giocarci. È bellissimo! Ed infine abbiamo Venus! Ovviamente non poteva mancare questo camioncino guidato da Penny. Guardate un po', assomiglia tantissimo al vero Venus della serie ed è anche qui ricco di dettagli. Guardate qui sul fianco, la maniglia, i vetri trasparenti con all'interno il volante e tutti quanti gli accessori. Qui abbiamo le luci lampeggianti e guardate un po' sul retro, è davvero uguale! Con i dettagli anche in rilievo, le ruote girano davvero e possiamo utilizzarlo per giocare. Anche questo è in metallo, quindi super resistente e sulla fiancata troviamo anche il simbolo di Sam. Anche qui i cerchioni hanno lo sticker, ma che bello questo camioncino! Caspita, hai proprio ragione, sono fatti davvero benissimo! Il materiale è super resistente e sono ricchi di dettagli! Oh, che belli questi veicoli di Sam! E soprattutto qui abbiamo la stazione dei pompieri in cartoncino dove poter riporre i nostri veicoli e possiamo inventarci tantissime storie! Possiamo prendere un veicolo diverso ogni volta e andare a salvare i nostri amici! Oh, hai proprio ragione, Bing! Aspetta! Ecco, eccomi qui. Mamma mia, sono bellissimi. Non posso crederci. Hai visto l'elicottero? Che adesso ho imparato, si chiama Wallaby One. E poi ci sono Venus, Jupiter e Mercury. Mamma mia, bellissimi. E sono in metallo, quindi super resistenti. Mamma mia, troppo belli. Avete proprio ragione, ragazzi. Anche a me sono piaciuti tantissimo. Super resistenti e soprattutto le ruote girano davvero. Per cui possiamo utilizzarli per giocare. Possiamo utilizzare anche il playset che troviamo all'interno della scatola come stazione dei pompieri dove andare a riporre i nostri veicoli e quando suona la sirena scegliamo il veicolo con cui giocare e poi andiamo a salvare tutti i nostri amici. È davvero super divertente, devo dire che sono fatti benissimo. Ed ecco qui, bambini, il playset di Sammy il pompiere con alcuni dei veicoli della serie. Abbiamo Jupiter, Venus e Mercury e anche Wallaby One, l'elicottero. Un piccolo personaggio di Sam e il playset della stazione dei pompieri. Devo dire che in sé il playset è fatto davvero molto bene. Peccato per il personaggio, un po' troppo piccolo per giocare. Però, tutto sommato, i veicoli sono davvero bellissimi, fatti bene e di un materiale super resistente. Quindi ci divertiremo un mondo a giocare. Bene bambini, il nostro video termina qui. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicione in su. Se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi cliccando qui. E per vedere altri video dei vostri personaggi preferiti cliccate qui. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao bambini!